Bene, allora, concludo quello che avevo narrato riguardo il grande Iopan di Arthur Machen, no? E riguardo la figura di Helen Vaughan, avevo detto che derivava presumibilmente dalla figura di Diana Vaughan, personaggio che sarebbe realmente esistito e che sarebbe stata una famosa satanista dell'Ottocento, poi anche però dal personaggio di Elena Blavatsky, cioè avrebbe preso il nome dell'uno e il cognome dell'altra, Elena, inglesizzato in Helen, e il cognome di Diana Vaughan le ha unite, no? In una sorta di appunto novella arabia, potremmo dire, in versione malvagia, no? Perché mentre nel Vangelo delle Streghe Aradia è una figura benefica venuta sulla terra per aiutare gli uomini e le donne di questa terra oppressa, invece Helen Vaughan si intuisce che ha degli intenti malvagi, anche se non sono ben chiariti, no? Quelli di allontanare l'umanità dalla diritta via per perderla dietro al dio Pan, no? Che non è altro in fin dei conti che un'immagine deformata di Lucifero, potremmo dire, o di Satana. Il racconto è abbastanza ambiguo, possiamo dire, no? Perché appunto non si capisce bene cosa ci stia dietro, resta il mistero, possiamo dire, no? Ed è anche per questo che è affascinante. E bisogna tenere appunto conto di alcuni fattori, che Arthur Machen, che di per sé è una figura in certo modo ambigua, perché cioè era cattolico, però faceva parte della Golden Dawn, dell'alba dorata dell'Elena Blavatsky. Poi non so se se ne sia anche staccato, potrebbe anche darsi nel momento in cui si è accorto che le due cose erano in conflitto, che non potevano andare d'accordo. Certo, non bisogna essere troppo stupidi di questo, perché per esempio ci sono anche casi di ferventi cristiani che non so se sono convertiti alla New Age, no? Pur dicendo di rimanere cristiani, hanno cercato di come dire, fondere il cristianesimo con dottrine che in fin dei conti non sono cristiane. È capitato parecchie volte, e capiterà ancora, cioè in fin dei conti per esempio anche Jacopo Lorber, si dichiarava cristiano, aveva avuto un'educazione cattolica, però era anche massone e aveva mescolato il cristianesimo con strane teorie di tipo esoterico, probabilmente di origine orientale, orfica, neorfica, neognostica, va a sapere. Cioè, casi di questo tipo ce ne sono. E di conseguenza c'è questa ambiguità spirituale, diciamo, nei racconti di Arthur Machen, in cui si capisce che lui è un tradizionalista che segue la mentalità tradizionale cristiana, no? Ma nello stesso tempo è affascinato da qualche cos'altro, da qualcosa che stimola la sua fantasia. E questo risulta poi evidente anche negli altri suoi racconti. Come ho detto, il grande Iopan ha ispirato l'orrore di Dunwich di Lovecraft, che qui in seguito parlerò meglio quando riprenderò Lovecraft, dove appunto c'è un personaggio, Wilbur Whately, che è praticamente il corrispondente maschile di Helen Vaughan, no? Con tanto di lineamenti da fauno, no? Anche lui è un ibrido fra una donna umana e un essere extradimensionale, una divinità di un'altra dimensione che ha delle somiglianze con il grande Iopan, no?
cui nome significa appunto tutto in uno e uno in tutto, quindi Pan significa tutto, siamo là, no? È un po' un'incarnazione, una versione Lovecraftiana del grandio Pan. Comunque, allora, passando, cioè concludendo il discorso su questo racconto e introducendone un altro, che è la storia del sigillo nero, che è diciamo un altro racconto abbastanza famoso di Lovecraft e che anche esso è ispirato, cioè un racconto di Machen che ha ispirato Lovecraft. Ed è appunto un racconto che ha per tema il piccolo popolo, che è un tema tipico delle leggende gallesi, no? Delle leggende britanniche in genere, ma soprattutto dei popoli celtici. E appunto è un racconto che propone la sua teoria personale sul conto del popolo, delle fate e degli elfi, noi lo chiameremo il popolo delle fate, popolo fatato, anche se fate è la corrispondente diciamo italiano italiano e francese, cioè latino, del piccolo popolo che non, cioè viene chiamato dagli inglesi fairies. Noi lo traduciamo come fate, ma è un termine forse improprio. Fairies sono i fairies. Gli irlandesi invece li chiamano Sith. Dhinashi credo sia il termine più proprio, discendenti dei Tuatha De Danann. Invece i gallesi che termine specifico abbiano non lo so. Comunque le colline e le montagne del Galles, secondo le tradizioni, sarebbero popolate all'interno da queste creature, no, del piccolo popolo che vivrebbero all'interno delle montagne, più o meno come per esempio anche nelle nostre Dolomiti ci sono i nani che vivrebbero all'interno delle montagne in un regno sotterraneo, un classico di molti paesi europei, no? Che all'interno delle montagne ci sarebbero dei regni sotterranei. A riprova, l'ho detto, l'ho stradetto, che le mitologie sui regni sotterranei non sono originari dell'Asia, dell'Oriente, del Tibet e dell'India, ma secondo me sono un'eredità tipicamente europea, per cui il regno di Agathi non è un'invenzione dei tibetani, ma è un'invenzione degli europei. Di questo sono proprio convinto. Al limite degli americani, perché anche negli Stati Uniti ci sono leggende di regni sotterranei provenienti dalle popolazioni degli americani nativi, cioè proprio una caratteristica dell'Ovest. Il mondo sotterraneo è proprio una caratteristica della fantasia dell'Ovest, sia esso occidente bianco o occidente rosso, è proprio una caratteristica delle popolazioni ad ovest del mondo. Comunque, il racconto della storia del sigillo nero prende il nome da appunto una misteriosa pietra, adesso non mi ricordo se ottagonale o esagonale, comunque chiamata la pietra 60, oppure anche il sigillo nero, pietra 60 perché avrebbe avuto 60 caratteri incisi sopra, una pietra nera con 60 caratteri incisi, chiamata hexecontaliton, in greco, e Xaxar, nella lingua originaria in cui sarebbe stata fatta, no? Cioè Xaxar secondo la lingua del piccolo popolo. Il protagonista è il professor Greg, che sta facendo delle ricerche misteriose, no? Sul lontano passato, e che perciò sta studiando questa pietra che è stata ritrovata tra le rovine, adesso non mi ricordo se di Babilonia o di quale altra antica città, e che ha anche lui, guarda caso, una casetta sulle montagne del Galles,
Cioè, anche qui ovviamente l'ambientazione è sul Galles, che è l'ambientazione tipica della maggior parte dei racconti di Arthur Machen, cioè, sta legato alla sua patria, alle tradizioni della sua patria. E questo signor Greg è vedovo, ha due figli e ha una governante che ha assunto lei, una povera ragazza che ha tirato su dal nulla. No, era nei guai, l'ha tirata su perché facesse da governante e nello stesso tempo la assistesse un po' nel suo lavoro, no? Perché lui ha deciso appunto di ritirarsi in questa casa del Galles per stare tranquillo e lei deve in qualche modo custodire la segretezza del suo lavoro, non sa neanche lei bene dove voglia andare a parare sto professore, ma sta cercando di fare delle ricerche molto particolari. E Miss Lely appunto diventa, come dire, la testimone delle vicende oscure che coinvolgeranno il professor Greg e alla fine anche lui lo assorbiranno, lo inghiottiranno in un vortice di orrore, terrore, mistero, no? Lei resta come muta testimone e riferisce quello che è successo. Allora, il signor Greg, cioè il professor Greg, comincia appunto a interessarsi a cose, sta studiando cose dell'antico passato e si intuisce che sta cercando di dimostrare qualcosa fuori dall'ordinario. Pian piano, come dire, la governante si accorge che succedono delle cose strane in casa, cioè per esempio lui ha assunto per i lavoretti domestici uno strano ragazzo che sembra semideficiente, minorato mentale, no? Dall'aspetto un po' strano e che ogni tanto ha delle crisi epilettiche, sto ragazzo, no? E diventa proprio, cambia aspetto, sembra quasi cambiare forma. Poi una mattina si accorge, insomma, che il professor Greg è molto alterato e come dire, si accorge anche che c'è un busto di un antico, cioè, antico, un oggetto d'antiquariato, con un busto di un personaggio famoso, che era imbucato sopra un armadio, improvvisamente qualcuno deve averlo tirato via, l'ha appoggiato sulla scrivania e non si capisce come abbiano potuto tirarlo fuori, perché ci sarebbe voluto una scala, un sacco di lavoro per tirarlo fuori dal buco in cui era finito da più di 100 anni. E una delle domestiche dice: "Ah, l'ho ripulito io, ce l'ho trovato lì, ma era pieno di una strana sostanza verde, appiccicosa, oltre alla polvere che c'era tutto addosso, e che mandava un odore strano come di rettile. Una volta sono stato in un rettilario e i serpenti mandavano quell'odore, sgradevole odore là." La cosa è piuttosto strana, no? E la governante poi si accorge, si è accorta da tempo, che il professore si interessava di cose, oltre che di testi antichi, anche di cose molto più recenti che non si sapeva bene dove volessero andare a parare, cioè si interessava di scomparse misteriose o di morti misteriose avvenute, sulle montagne del Galles, no? Non so, un bambino spariva, una ragazza spariva e poi aveva trovato anche delle misteriose iscrizioni che assomigliavano terribilmente a quelle della Pietra 60. E poi avevo trovato sto ragazzo su cui passato, cioè sulla cui nascita, c'erano degli strani sospetti, nel senso, c'è cioè una strana storia, nel senso che la madre era stata ritrovata sotto stato di shock, abbandonata, cioè solo abbandonata in mezzo al nulla, e dopo sono costretto a chiudere, mi spiace, arrivederci.